Ecco, oggi voglio parlarvi di una tristezza bella. Esiste una tristezza cattiva, quella che ti porta a dire non valgo niente, non farò niente, a lamentarti, a chiuderti. È come una gabbia. Ma esiste una tristezza buona, quella che ti porta a farti delle domande. Quando senti che devi cambiare qualcosa, che non va, così non va bene, che hai bisogno di qualcosa di nuovo. Ecco, era quella che sentivano le persone che andavano da Giovanni. E infatti chiedevano che cosa dobbiamo fare. Ecco, qualche volta il Signore ti può parlare anche con un senso di insoddisfazione, ti può parlare anche con un senso di vuoto. Perché? Perché ti vuole aiutare ad andare più in profondità. E sicuramente incontrerai una persona, incontrerai una realtà, come forse per voi è stata Santa Chiara, che ti dà la risposta, ecco, a questo vuoto che sentivo. Ecco che qualcuno di voi diceva, da quando ho scoperto la fede 5 anni fa la mia vita è cambiata. Ecco, e questo è stato perché hai incontrato qualcuno. E quel qualcuno è stato strumento, così come è stato Giovanni Battista per tanti. Ma tutto nasce perché mi mancava qualcosa, perché ascoltavo questo senso di vuoto che a volte c'è. E invece no, la società ti dice prenditi una pastiglia, fai uno sport in più, fai un'attività in più, prendi voti più alti. Ecco, cerca di anestetizzare questa tristezza, invece di ascoltarla e chiederti perché sono insoddisfatto, perché? E allora, tante volte può essere questa insoddisfazione stupida, no? Che ti porta solo ad autoflagellarti, lasciala stare questa qui, ma qualche volta. E perché senti che sei chiamato a qualcosa di più grande ma non l'hai trovato? Allora, se vi capita questi momenti così ogni tanto, ecco, state con le orecchie aperte, mettetevi in preghiera, guardate se il Signore non vi ha fatto incontrare qualcuno come Giovanni Battista che vi può dire delle cose importanti, come lui ha detto a tutte le persone che lo venivano a interrogare. Però oggi voglio parlarvi anche della gioia. La gioia di Dio è la gioia nostra con Dio. Allora, nella prima lettura si parla di nuovo della tristezza, però questa volta della tristezza, lo scoraggiamento. E si dice una frase che è diventata un proverbio, non farti cadere le braccia, non si usa. Proprio non scoraggiarti completamente. Però dice il motivo: il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Ecco, perché non devi scoraggiarti? Perché non devi lasciar perdere tutto? Perché Dio è vicino, no? E poi dice: il Signore gioirà per te, esulterà per te con grida di gioia. Ecco, la gioia di Dio per le nostre cose belle, quando siamo felici, quando abbiamo fatto qualcosa di bello, quando ci siamo realizzati, anche fosse una cosa insignificante, ecco, quando ti sei innamorato, quando sei stato bene con un amico, quando hai vissuto una bella esperienza, quando sei riuscito a prendere un bel voto, qualsiasi cosa, hai fatto bene quel lavoro, ecco. È Dio che dice, che bravo figlio mio, figlia mia, che bello, che gioia che mi dai, sei la luce dei miei occhi. Ecco, sentire la gioia di Dio, ecco, proprio come puoi dare gioia ai tuoi genitori, una persona che ti ama, no? Quando una volta c'era un papà, mi diceva, mio figlio, si è laureato, sono fiero di lei, era contentissimo questo papà. Ecco, era contento di questa figlia, no? Dell'obiettivo che aveva raggiunto. Ancora di più, la gioia di Dio. Pensate qualche volta alla gioia di Dio. Noi abbiamo l'idea di un Dio arrabbiato, arcigno, sempre incavolato,
che ci punta il dito, che è pronto a chissà coglierci in fallo. Ma se invece lì è pronto a cogliere ogni cosa positiva, esulterà per te con grida di gioia. Cioè, si scatena e ti fa il tifo per te, Dio. Fai cori da stadio. È una cosa incontenibile, non riescono più a tenerlo fermo. Fai gli striscioni, ma è una cosa... è pazzo. È presente quegli tifosi mezzi matti. E così è. Questo è Dio. Questo è Dio. E poi c'è la gioia nostra. Paolo, a questi cristiani, una piccola comunità, perseguitati, poveri, con tanti problemi, dice: siate sempre lieti. Osa comandare la gioia continua. E poi sembra, ma che ha scritto male, no? Si è sbagliato Paolo. Ve lo ripeto ancora, giusto per dire che non ho scritto per sbaglio. Ve lo ripeto ancora, siate lieti. E poi dice: la vostra amabilità sia nota a tutti. Ecco, il bene si fa per gioia. Non si fa per dovere. Se volete essere persone che fanno del bene, dovete essere persone felici, perché il bene si fa perché ti dà gioia, perché hai una gioia tale che devi trasmetterla. Quindi acquisire motivi per una gioia profonda, che passa anche attraverso la tristezza buona, passa anche attraverso dei momenti di domanda, ma per non trovare una gioia più profonda, vuol dire che farai più bene. Quelli che fanno il bene solo per dovere si stufano, quelli che lo fanno per gioia vanno avanti anni senza fermarsi mai, sempre con entusiasmo. E poi dice: perché il Signore è vicino. E poi dice: non angustiatevi per nulla. Oh, c'è questo problema. Oh, sapessi, oh, chissà quello lì che chissà se mi guarderà, oh, chissà come andrà quell'esame. Adesso faccio la quinta superiore, chissà come andrà la laurea, chissà se troverò casa quando cominciamo già a preoccuparmi. A volte c'è un problema, no? Che si preoccupi già del problema dell'anno dopo, no? Ecco, siamo sempre angosciati di qualcosa, vero? Sempre lì. E invece dice: non angustiatevi. Perché? Perché il Signore c'è. E poi come fai a non essere sempre ansioso? Prega, la preghiera continua. In ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Cioè, c'ho un problema, ne parlo con Dio, subito mi sfogo con Lui. Non abbiate paura di pregare Dio per le stupidaggini, per le cose più piccole, per trovare il parcheggio quando siete in macchina, qualsiasi roba. Pregate Dio per qualsiasi stupidaggine. Affidate a Lui anche una mi sono arrabbiato per quello, strangolerei Dio, aiutami, fagliela pagare, ma no, forse no, dai, non, vabbè, però fammi diventare un po' più tranquillo, intanto ti aggiusti, ma intanto ti sei sfogato con Dio, l'hai detto a Lui? E dopo senti che Dio se lo prende a cuore, dice: non preoccuparti, ci penso io, dai, vai avanti. E poi viene la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà il cuore e le vostre menti in Cristo Gesù. Cioè, io invece di scrogiolarmi nelle preoccupazioni, le prendo, le affido a Dio e poi faccio quello che devo fare in quel momento, con serenità, sicuro che Dio porterà avanti le cose. E trovo questa pace, questa forza. Guardate che questa cosa qui la sperimentate nelle piccole cose di ogni giorno. La potete sperimentare addirittura nelle grandi croci, nelle grandi difficoltà. Qual è il modo per portare una... Ma forse qualcuno di voi ha delle grandi croci, ha delle difficoltà grosse. Qual è il modo? Le affidi a Dio, momento per momento, e vai avanti
facendo bene ogni piccola cosa con serenità, e senti che lui ti porta. È lui che porta le cose, non sei tu. E capite che questo è un tipo di gioia più profondo. Addirittura qualche volta puoi essere psicologicamente incavolato, nervoso, triste, ma dentro c'hai la pace, perché non ti senti solo.